Buonasera al signor Tommaso Fossati. Sentona, sono qua nella mia, come dicevo prima, Sergio Luci, sono tornato nella mia postazione seria, a doppio schermo, super microfono che sbarro, posso fare tutte le cose serie. Buon tonno al buon Fern, come va? Siamo tornati, buonasera Leonardo Bellucci, Tommy, siamo tornati, finalmente è Tom. E niente, stasera ripartiamo un pochino con le nostre live, cercando di intrattenervi per questa oretta fino alle 22:30. Successivamente, naturalmente, vi ricordo che con le donazioni, anche un caffè, anche una briochina, qualcosina, noi si tira avanti ad oltranza, anche fino alla mezzanotte, alla mezzanottanza. Diretta, intanto, buonasera e bentornati, anche una pizzetta, bravo. Buonasera al nostro Mas Nos, buonasera. E naturalmente buonasera al nostro grandissimo moderatore Samuele Coppi. Tanto tendo subito a ringraziare il buon Gigliucci, il buon Quadrella, il buon Gregori per aiutarmi come sempre in queste live serali. Li ringrazio, così almeno mi levo la responsabilità di dovergli dare dei soldi. Detto questo, come sono tutti seri stasera, ma il Quadrella addirittura ci abbiamo solo un orecchio del Quadrella. No, ci siamo. Aspetta, mi metto in modalità Quadrella. Quadrella. Allora, io intanto vorrei ringraziare, però aspetta, mi metto in modalità caos con il rumore, sentire il rumore è importante. Allora, io vorrei ringraziare intanto qualcuno che mi ha fatto un regalo. Come mi ha fatto il regalo lo vedremo dopo, intanto lo ringraziamo per questi che cosa sono questi qua? Sono semplicemente dei ganci che servono a collegare alla parete lo specchio di Augusto del camperino, perché ora dovremo tornare a lavorare sul buon Augusto. Il regalo ce l'ho fatto dove cazzo è il foglietto, ecco, dalle nostre liste Amazon, dove penso di averci messo anche della roba pornografica, così un po' per giocare. Il buon Luca Sgardini, specchio delle mie brame, perché aia, cos'è arrivato? Sto leggendo le cose. Specchio delle mie brame, mano da influencer ci vuole, vedi, funzionava prima, non funziona più, mano da influencer. Hai fatto dei danni, hai fatto, sei una persona di un'incompetenza. Oh. Dai, ci siamo. Delle mie brame, chi è il pescatore più bello del reame? PS, buona pesca da Lucas Gardini. Grazie mille al buon Lucas. Grazie, sarai anche nel blog settimanale, perché mettiamo l'unpacking fake anche nel blog settimanale. Domani facciamo l'unpacking, perché domani poi metteremo un altro unpacking fake. È arrivata la borsa da passata della Caperlana. Chi la vuole vedere la vedrà non domenica, ma la prossima domenica nel blog su Mix Live. Allora, tanto faccio subito lo spottone, che di rientranza va fatto lo spottone, e poi entriamo sull'argomento della serata che ha deciso il Quadrella. Allora, quindi Quadrella, pensaci subito al volo, perché non abbiamo un argomento stasera, come sempre io sto vagamente prendendo tempo. Allora, tranquillo, qualcosa ci inventeremo alla grande. Allora, accettiamo donazioni, è vero? Se volete darci una mano, scherzi a parte, potete farlo in moltissimi modi. Uno fra i tanti è fare qualche donazione durante la live. L'unico stronzo a cui Amazon non ha inserito il messaggio nel regalo, sì, sono io. Ci dispiace. Puoi fare un altro regalo e vedere se funziona. È arrivato un qualcosina di interessante da coppia, dopo vedremo, ma anche quello andrà nell'unpacking. Allora, vi ricordo che se volete darci una mano con una donazione, potete farlo o tramite la lista di attrezzature per l'audio video, quindi che ci servirà per l'itinerario di pesca, per fare proprio i nostri video, oppure la lista delle attrezzature che ci servono per completare il buon Augusto, il camper di DP, con il quale una volta che sarà pronto andremo in giro per l'Italia a fare le pescate. Oppure potete scegliere un piano di abbonamento, Augusto il campino quello giusto, sì, o un piano di abbonamento, oppure una semplice donazione PayPal. Vedete voi, fatemi il cazzo di pare, se no non fate nulla. Oppure fate come Gigliucci, che tutte le volte tiriamo fuori un'idea stronza e lui ci si rovina dietro. Tipo il costume di Teletubbies, che non ho dimenticato, signor Gigliucci, che a breve ci vedrà protagonisti per una pescata. Comunque, tutto ciò su sinaipesca.net. Matteo, non ho più argomentazioni, devo tornare a bomba sugli argomenti, quindi tocca a lei, ci dia l'argomento della serata. Innanzitutto la ringrazio per questo, cioè è un onore scegliere l'argomento di stasera. Dai, taglia corto, non devi pensare. Stiamo allungando tantissimo. No, vabbè, però adesso se vuoi essere te quello averlo onore, non c'è problema. Cioè, stasera la dedico a lei,
Perfetto, vogliamo parlare delle canne da fida nuove? Vogliamo parlare, non lo so, della roba nuova della Caperna? Vogliamo parlare un po' di surf casting? Vogliamo parlare, ditemi voi. Possiamo parlare di surf casting, mi piace. Cioè, poi surf casting, puff, fondo, cioè tutto cambia, perché qui ci danno i nomi, ma secondo me non è proprio la stessa sì, cosa. Vabbè. A prescindere che comunque il surf casting da noi non esiste. Perché ti sfida a casa tua. Ha parlato Scipione l'Africano qua. Oh Ciccio, noi siamo del sud Italia, lei ci ha tenuto spesso a ricordarcelo, tipo nai! Quindi noi adesso ci arroghiamo questo diritto di essere terroni, eh? No, ma comunque il vero e proprio self casting, cioè riesce a farlo forse due volte l'anno. Dove? Forse no, da noi di più. Da noi di più, ma non, se ne hai voglia di farlo più di due volte l'anno, perché io sinceramente andare sotto in piena scaduta con la bufera sopra la testa. Vabbè, però diciamo che è una tua scelta, cioè è... se ti piace quella... Una scelta di sopravvivenza, direi. Anch'io, sì. Le Cheppe People indisturbate con queste piogge, Quadrella mi metti paura con quelle espressioni, attenzione. The Carp Fishing Ori sulla testa, quanto tempo? Ciao bimbo, un saluto anche a te. Al buon Ori USA la testa, scusa la testa. E Quadrella lascia ragione, ma vivo momenti di grossa difficoltà, oltretutto non potrei mai scrivere un messaggio che possa almeno eguagliare il precedente. Su Quadrella, su come fare il lacchè, allora, Simoloso, buonasera Simoloso, ma perché non parliamo di meglio? Perché abbiamo di meglio di cui parlare. Allora, surf casting. Allora, surf casting o pesca a fondo? Ma diciamo che secondo me quella che fanno un po' tutti è la pesca a fondo, io puff, chiamatela come vi pare, cioè metti un piombo da, non so, un 50 grammi, lo spari con un verme, però questo non sarebbe proprio il surf, diciamo, ecco. Ma concettualmente il surf è una parte della puff, quindi chiunque faccia puff fa un po' di tutto. Diciamo ni, perché ci vogliono attrezzature completamente diverse, e con 50 grammi almeno da me col mare grosso non stai fermo neanche col paracadute. Ok, allora se io pesco con 150 grammi diventa surf casting, mare piatto, finale singolo, metto 150 grammi diventa surf casting. No, ci vogliono delle condizioni anche meteo per fare surf. Scusate, allora partiamo dalle basi. Scusa, però Nico, non è che puoi interrompersi così. Cioè... Mentre che stavamo litigando allegramente. Figa. Scusi. Nico, tanto che questi due litigano, vogliamo parlare... Sì, no, questi due sopra litigano, vogliamo parlare di quella che... del fatto che ci sono streamer su Twitch che guadagnano mezzo milione l'anno di pubblicità. Pensate che ci sono 11 coglioni che si vedono in un campo da calcio e ne guadagnano molti di più. E vanno dietro anche a una palla, neanche a due, una. È tutto l'intrattenimento. Vai a pescare sto lione, muoviti, dai, su. Dai, lasciamoli litigare. Io almeno non vado a cappotto. Ah, li lasci litigare in pace! Sì, dai. Ma non urlare nelle orecchie. Scusi. Allora, stavo dicendo, Quadrella, che intanto cerchi di scappare sempre dall'argomento. No, io sono qui, non mi muovo. Ho ancora 51 minuti. Ecco, perfetto. Per 51 minuti vedrai cosa viene fuori. Sangue. Allora, dicevi del peso. No, tu hai detto del peso, non hai detto del peso. No, tu hai detto che uno pesca con 50 grammi con una canna di un certo tipo, quella è puff. Invece, se metto più peso sul casting... No, ho detto che quando... nelle condizioni da surf casting, cioè vuol dire quando c'è molto mare e lancio 50 grammi, non sta in pesca, ti ci vuole almeno 150 grammi se non di più, quindi cambia quello tanto, ma le condizioni cambiano, non l'attrezzatura, cioè, quindi... anche poi l'attrezzatura di conseguenza, perché se te devi lanciare 50 grammi hai una canna, se ne lancio 200 hai un'altra canna. Quindi tecnicamente se io lancio 200 grammi e c'è il mare mosso è surf casting. Tecnicamente ni, perché dovresti lanciare, cioè dovresti riuscire ad arrivare a dopo le onde, dove si sfrangono le onde, e devi riuscire a rimanere in pesca.
più o meno è questo il self-casting. Ok, quindi sigaretino di risacca ce l'ho più lontano, e magari ci arrivo con 50 grammi, non è self-casting. Se ce l'ho sotto i piedi e ci tiro 200 grammi, è self-casting. Siamo lì, cambiano le condizioni meteo, non cambia l'attrezzatura. È che con quell'attrezzatura non riesci a fare a pescare in certe condizioni meteo. Ok, quindi sto più in pesca, una piramide da 50 grammi o una pallina da 100? Bah, dipende anche dal fondale, se è sabbioso è una cosa, se è roccioso è un'altra. Quindi supponiamo che se ho mare e uso 80 grammi, con uno spike, per esempio, lo sparo fuori a 70-80 metri, non è self-casting. Se invece, per Sì che può essere questioni... self-casting. Potrebbe essere Ah, self-casting, potrebbe, sì. è un ibrido, è un ibrido, è un homo casting. No, cosa c'entra? Mentre se lanci 150 grammi con una canna da 4,20 m, è un etero self-casting. È un ibrido, insomma, un No, perché transcasting, vai. Dai, dai, dai. transcasting, no. Figa. Perché te hai tirato fuori lo spike, è un piombo molto particolare, siamo d'accordo. Allora se ci metto anche un gancio da 3 grammi, ma c'ho le rocce, sta fermo in pesca lo stesso, e cosa c'entra? Però il problema è dove peschi, quando peschi. Boh. Per me è tutta la stessa roba, solo che uno gli deve dare per forza un nome particolare. Lanciare a cavallo dell'onda, ok, subito dopo l'onda, che ci sia l'onda alta o che ci sia l'onda bassa, comunque è subito dopo l'onda, quindi tendenzialmente il concetto di self-casting esiste ovunque, quantunque chi che sia, se vogliamo. È solo Sì, che però viene estremizzato se usi piombi pesanti, allora è self-casting, sono sempre vero che fa pesca a fondo. E allora si sono inventati, no, noi facciamo il light surfcasting o facciamo il beach leisure. Inventiamoci una categoria per categorizzarsi, per essere fichi. questo è un altro discorso ancora, però per esempio se tu vai nel mare forza olio, no? Non lo puoi chiamare surfcasting, lo chiami pesca a fondo. Quindi è tutto pesca a fondo. E poi ci sono certe, diciamo così, come le vuoi chiamare te, fighette che chiamano certi particolari della pesca a fondo, beach leisure, Beach surfcasting, leisure, eccetera. surfcasting, eccetera. Qualcuno mi sta rifacendo, ecco, bravo, caos. No, ha voluto accentuare la cazzata che stavi dicendo, ma vabbè, a parte questo, salute Salute. Nicola. Vogliamo, dai, volete introdurre anche voi nella litigata perché sennò così non c'è gusto. Dice Samu tramite un link. Il self-casting, letteralmente lancio sull'onda, è una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia con robuste canne capaci di lanciare il complesso terminale esca e piombo a distanze considerevoli dalla riva. E quindi non parliamo di cifre, perché se io riesco con 50 grammi a andare dove non c'è corrente perché c'è una buca e resto in pesca, allora non è surfcasting. No, aspetta, 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 c'è un'altra riga. Non l'avevo vista perché c'era una foto. Avete scagazzato la minchia. Allora. Chi è che ha scritto avete scagazzato la minchia? La pratica del surfcasting è una pratica che si svolge prettamente sulla spiaggia. Si parla di lanciare il proprio piombo oltre appunto l'onda dove c'è, diciamo, la risacca. Ok? Questo non significa però che non si possa pescare in un canalone diretto fra le onde. Diciamo che non è la distanza raggiunta, ma sono le condizioni e lo spot di pesca. Quando si pesca da un molo, la pesca prende il nome di pesca a fondo. Quando lo si fa dagli scogli, diventa rock fishing. Se le condizioni meteo diventano di mare piatto e calmo, si scelgono attrezzature molto più leggere che trasformano la pesca self-casting, che non è più, diciamo, un lancio sull'onda, ma un lancio su mare piatto e quindi diventa una sorta di beach leisure. Detto questo, non è che sono classificazioni così strette, tutte fanno parte della pesca a fondo, ma non tutte fanno parte del surfcasting. È errato dire che l'egi è spinning, non tutto lo spinning è egi. Scusate, io la vedo così. L'aging e spinning ai cefalopodi. Ma tutto lo spinning non è egi.
No, ma il capito? leasing Cioè, è sotto lo spinning. uno fa parte degli altri, ma non tutti sono quello. Esatto. Cioè, tutti fanno parte della pesca a fondo, ma non la pesca a fondo è chiamata in tutti i casi. In un caso è surf casting, in un caso è beach legging, in un caso è rock fishing, tutte sono pesche a fondo, ma fatte in spot diversi, in condizioni diverse, e quindi sono chiamate in modo diverso. Boh, concettualmente io la vedo Riporta le così. sfumature È diverse. tutta pesca a fondo, all'interno della pesca a fondo ci sono delle sottocategorie, Sì. se proprio vogliamo identificarle. Però quando sento dire che la montatura è diversa, nessuno mi vieta dal molo di fare un trave con tre finali, nessuno mi vieta dalla spiaggia di fare un finale solo su un piombo, nessuno mi vieta a beach leggering di fare una stessa montatura uguale che al surf casting, ma molto più leggera sotto il punto di vista della piombatura, sotto il punto di vista della lenza. Esempio del cazzo, se io sto pescando a beach leggering a Viareggio, io devo magari utilizzare 200 grammi e non 50 grammi, ma 200 grammi perché devo sparare a una distanza superiore in quanto non ho l'onda che mi crea canaloni e scalini dove posso magari più sottoriva poter pescare. Quindi per assurdo ci sono situazioni in cui io utilizzo un piombo molto più pesante per pescare a beach leggering che per pescare a surf casting. Ma quello che le caratterizza è lo spot. Le sottocategorie, poi sono tutte pesca a fondo, come lo è il carp fishing e come lo è il feeder. Per assurdo, il surf casting è una pesca a fondo, come il carp fishing è una pesca a fondo. Poi è naturale che il carpista ti dice: no, il carp fishing non è una pesca a fondo. Sì, è una pesca a fondo. Punto. No, ma vedi, è proprio quello concetto, secondo me c'è questa assurda categorizzazione e ricerca della specificità per, tra virgolette, rinchiudersi in un gruppo più piccolo rispetto al grande gruppo dei pescatori a fondo, perché possiamo dire, c'hai gli spinneristi, c'hai quelli che pescano a fondo e quelli che pescano a galleggiante, fondamentalmente, Sì. o comunque a galla. E poi no, ma io pesco a passata, no, ma io pesco a bolognese. No, ma io pesco all'inglese, sempre a galleggio stai andando, che poi tu lo faccia magari in fiume, fai passata, un conto che tu lo faccia al molo, fai bolognese, beh, è sempre la stessa cosa, cioè, per l'amor di Dio cambia l'attrezzatura, cambiano diverse cose, ma è sempre pesca a galleggio a casa mia. Come nello spinning. Cambia la tipologia di attrezzatura, cambia lo spot, ma sempre spinning. Diciamo Esatto. sono macro aree che contengono sottocategorie. Andorra mi ha Sì, fatto bene, tutto quell'ossigeno al cervello mi ha fatto diventare intelligente. guarda, adesso non esageriamo. No, eh. Comunque, quando andrete ad Andorra, andate al Diena. Sudo. Boh, si è esaurito già questo, già esaurito tutto. No, è la stessa Giustamente cosa che ho Anatolia. detto io, ha detto Nicola. Nicola gli dice che va bene, a me no. Madonna, ma sai quante le tue cose? Allora, Nico, mi stanno fregando la bita, scusa. E tutto questo. C'è qualcuno che ritorna, però. Sono io, aspetta, levo Super Quark. Dammi la birra. Scusate. Signorina Cuto, come andiamo? Digerito Però bene ci oggi? sono cose che a un uomo non puoi fregare. Allora, dice signorina Cuto, dice Giulio, ci ho digerito bene oggi. Sì, tutto risolto. Grande, È così mi finita la piace. guerra, riponiamo le armi, il tappo non c'è più. Ussia! Allora, se era Andorra o Lourdes? Era tipo Lourdes, ha fatto il miracolo, mi sono intelligente. Basta la mia birra, cazzo! È mia! C'è su un'altra birra! Tu puoi prenderne un'altra! Questa è Una mia! troppa. No! Nicola, Non cioè, tanto fidanzati non con me. comandi un cazzo in quella No. casa lì, cioè sei l'ultimo, fai comandare chi comanda, ecco. Prima lei e poi il cane, ultimo io. Certo, lo sapevamo già da prima, non è che lo devi dire davanti a tutti. C'è poco da fare, c'è poco da fare. Allora, detto questo, no? Amore, mi butti via le unghie. Anzi, vai. Vabbè? Allora te le tiro, vai. Vai. C'è un'unghia fra i capelli! Scusate. Allora, dicevamo. In tutto questo, Nico, Dimmi. per la tua gioia, te ti sei fatto la combo vintage da feeder? E Yep. io per estremamente mi sono fatto la vintage da spinning. C'ho da farla anch'io ora. Che robina è? Bellina quella lì. Che canna è?
roba che c'avevo da tempi vecchi. Questo via il mulinello che ho risistemato. Ma che è un Abu? No, un Daiwa. No, è il Daiwa che risistemavi in questi giorni. Roba vecchia. Uno, sì, e poi ne ho un altro che ti arriva a te perché è più piccolino e da passata. E la canna è nulla, è una vecchia canna in fibra di vetro. Io lo devo vedere in questi giorni, in queste settimane, da andarci a fare una pescata con la canna da feeder, voglio vedere. Allora, ragazzi, vi volevo far vedere questa sera in anteprima. Tanto mi è scaduto il permesso, non c'è niente da fare, quindi quella. Cazzo, c'ho da rifare il permesso anch'io. Cioè, abbiamo da rifare. Aspetta, ragazzi, guardo quando mi è scaduto. No, sono rimasto incastrato. Vediamo quando è scaduto, via. Allora, se non mi si stacca tutto, mi via. Comunque, Quadrella. Prego. Ma è tornata la scimmia del surf. Fa male quello. Ah, Gigliucci, quando ci ritorna a pescare? Soprattutto Cinghialone, che fine ha fatto? Ha avuto problemi alcolici col telefono? Si è ricancellato per le... Non lo so. Però ho avuto un grosso problema. Sto guardando l'Italcan. Addio, no, dai, Giglio, ci sei andato una volta a pescare a fondo, falla finita! Poi tutte le volte fai la pesca una volta... c'è la Bed Bass che monta i tuoi anelli che ti piacciono tanto. Il Pacific Bay, anche Little Canna sta cominciando a montare i Pacific Bay. Allora li voglio vedere questi qui, No. Le ultime stanno montando sui minima. E Little Canna, volendo, ti lega anche la placca baionetta invece che quella vite. Ma sono quelli praticamente che sono di titanio, che sono? No, sono in acciaio, hanno una cosa dentro. Cioè, senza pietra. Cioè, siamo partiti dagli anni... Chi è che sta scartocciando il caos? Secondo te? Siamo partiti, caos, da 40 anni fa, dove c'erano le canne da pesca con gli anelli in metallo. La gente si lamentava, hanno messo prima tutte le varie pietre, siamo arrivati al Sic, che doveva essere la pietra definitiva, e ora la gente si reinnamora degli anelli in metallo. Io non vi capisco. Neanch'io. Perché poi mi dite a me che io mi innamoro della roba vecchia. Ma io un'altra cosa non capisco, no? Lavori in una casa psichiatrica e ti fai ancora queste domande. Dovresti esserci abituato. Ma io spero sempre, ho sempre fiducia nella razza umana. Nella redenzione di certe situazioni. E allora ve ne dico un'altra. Eccolo. Delle Daiwa con l'anello col supporto in carbonio. Quelle proprio, guarda, veramente, possiamo cambiare argomento. Sono fragilissimi, secondo me. Poi sono fragilissimi, lo so, appunto per quello. Siccome i Pacific Bay hanno la cosa positiva che non sono così fragili e io sono uno strafalzone, non è che io sia innamorato dell'anello senza pietra. Per me si potrebbe mettere anche quelli nuovi col ponte singolo in titanio la torzite, solo che appena sfiorano per terra vedi, fai coriandoli. Io ti dico, in tanti anni di pesca ho rotto due anelli e l'ho cambiati. Io ne ho rotti diversi. Capito? Ti dico, nel mio caso dipende come le tratti le canne. Caos, come le tratto le canne? No, in generale dico. No, te le tratti peggio, cavolo, alla finita te le tratti peggio. Dettagli su. Comunque, Gigliucci. No, le canne sono fatte per pescacci, non mica per starli e essere belline in esposizione. Sì, ma pescacci non vuol dire tirarle nei muri, come si fa noi. Dicevo, comunque, la blueberry. No, nei muri ce le tirate te. Ha passato l'esame. Sì. A proposito, stasera si fa un acquisto in diretta ad una canna da pesca. Così, a cazzo de cane. Sì, cosa vuoi comprare? Mi serve una terra nuova. Una terra nuova. No, io agosto è il mio compleanno, una blueberry è accettata. Non investo 100 euro per te così sul tuo futuro che spacchi tutto.
Allora, ma avevate detto, andiamo a cercare, ragazzi, No, stasera si io ci ho compra. provato. Dicevo, stasera si compra. Si è spaventata. Guardi, guarda, ma lui è tranquillissimo, è più abituato lui a me di te. Quindi te puoi andare, lasci lui, se impara a cucinare, ciao. Allora, detto questo, no, scherzavo, amore, mi guarda così, che mi sento un po' in imbarazzo. Voi non avete metto, voi non potete capire lo sguardo. E però se ci giri lo Ci sono capiamo. bisogni che Marley non posso, a cui Marley non può sopperire. Guarda, guarda lo sguardo della morte, non sa di essere nella telecamera. Questo si è Una sentito. panoramica dello Panoramica studio. dello studio. Io sono uno che ogni pescata le lavo, però quando sono in mare le butto per terra in scogliera. Il problema è quello. Buonasera, Alex Angler. O Gigliucci, visto che non ti interessi più di spinning, non Cosa? ti toccherà il fatto che mi sono sfavato di aspettare le tue news sullo zaino Giberna Mikado e me lo sono ordinato per conto mio. Attenzione, Giberna, scusate, non Giberna. Ah no, Samuele, io stavo aspettando che quella persona mi desse delle notizie e non mi ha più detto niente, ma non è che non mi interessa più dello spinning. Ci mancherebbe. È che non mi dice, cioè, se non mi dice, Ma è se quella non persona che voglio. conosciamo entrambi? Che Sì. palle tutte le volte. Non voglio Domani neanche sera passare. ridiciamogli. Eh? No, non è quella persona. Ah, sei te, Matteo? No, la conosciamo sempre entrambe. È Ah. quella persona che abbiamo pescato insieme. Esatto. Ti ricordi? Io e te e qualcun altro. Cazzo però, Nicola, un attimino, tanti anni fa. Cazzo, ma io in questi anni ho pescato con l'universo di persone, Vabbè, eh. ma co anche con me, ok? C'era anche Michael. Forse la prima Certo. pescata che abbiamo fatto insieme. La prima pescata l'abbiamo fatta al Lago Verde, al Vabbè, Lago da del mostro. Sole. Lago del No. Sole? Sì. Ah, l'abbiamo fatta. Ah, e vabbè, ma Ah! si può dire il nome, No, nei io non lo meandri dico. delinquente. No, vabbè, io non lo dico. Se il principino non l'ha detto, non lo dico È neanch'io, quello, certo. canale Abbiamo YouTube, no? capito, sì. Bella scoglieggia. Allora, ma mi manda i messaggi adesso, ma non capisco quale sia il problema, se non si possa dire. Sì, no, ho Vabbè, capito, ma non capisco quale sia il problema, Ale. Boh, vabbè. Allora, scusate, ma stasera non ci sono, devo studiare la parte di teatro. Va bene, Eugenio, siamo tutti d'accordo. no, allora diciamo che c'è molto da fare, vabbè, è giustificato. Capisco che abbia molto da fare, si è dimenticato di darmi news, io non gli ho più chiesto perché non mi piace affannare le persone e quindi, vabbè, hai fatto bene ordinartelo comunque. Anzi, mi Allora, scuso, ma ma parliamo di comunque quello che preso. porta la sfumatura alta? Non abbiamo capito nessuno. No, mi Parliamo di sa quello. comunque caos non è. Allora, casa mica dopo 56 euro. Comunque, dai, allora, facciamo le cose come vanno fatte. Allora, Che canna vuoi comprare? Politics una travel. Non ce l'hai già. Ma dobbiamo prendere quella per Capoverde. Sì, Aspetta, Madonna, aspetta, c'hai bimbi. tempo. Aspetta. No, sì, una sega lì. Un'altra? No, è quella per Capoverde. Allora, aspetta, ti faccio vedere la roba che ho preso l'ultima, che ho preso ad Dai, Andorra. quadrella. Oh. Tu da self che cos'hai? No, Tutto. la tavola! vabbè, che canna. Io ho una canna molto particolare di nicchia da surf. Ma la cosa, quella che ho portato l'anno scorso 2 anni fa? Quello che ti ho fatto vedere l'altra volta. Chi si ricorda? No, a lui gliel'ho fatto vedere in privato, quindi non puoi saperlo. Allora, dai, cos'è? Lista degli acquisti. È una Milo, quindi. Ah, mozza bellina quella lì, però non la puoi portare a Capoverde, ma non la porti col tubo. Ma perché ho Io messo Matteo sono Grande, scusa? messo Non male, lo so. indecisissimo tra Artico e. Sì, bella la pinzetta. Adesso puoi anche tagliarti le unghie. Sono indeciso Sì. tra Artico e l'Italcanna. Sai quanto costa questa qui in Italia? Boh, Cosa costa? 20 euro? 30 euro? sono la sega io, l'ho pagata 9,50 euro. 15. 5 euro di risparmio. Io basta che ti lasci chiacchierare in pace un attimo tranquillo. Oh, ce l'hai quella roba Daiva, eh? No, che dici?
Tanto voi parlate che faccio vedere la live delle cose, no? Ho quasi finito la mia collezione dei Rapala. Sì. Invece qualcuno mi dice qualcosa sulle Surf Italy. Sulle Surf Italy, cosa sono? Bene, andiamo bene. Capito. Quindi. Carino, quello ce l'ho, quello ce l'ho. Questo qui. Oddio, casca tutto. Sì, e... sì. Sì, no. Ce l'ho, uguale. SP Minos, sempre Daiwa. Questi qui me li voglio... 35 grammi, 31, 35. 31 grammi e 5. Ecco. Tutta robina da capoverde. Poi vabbè, guarda questo Vibrax qui, non so se si è visto l'altra volta, Chaos. L'hai visto, sì, questo qui, no? Mm-hmm. L'altra volta non l'altra c'era quello col pescino, Budaglio di Suma, che lo volevo tenere, ecco, non si vede se ci metto il dito. Ora sì. Vabbè, insomma, ho fatto la scorta, la famosa scorta di Vibrax che si era detto. Per la trota penso che non avevo dubbi di essere a posto per una decina d'anni per la trota. Ora devo continuare col discorso capoverde, cominciarla a preparare e settembre, ora vediamo un attimino, sto cercando degli sponsor per settembre, perché settembre abbiamo due possibilità: o andiamo ad Aruba oppure facciamo un tour europeo, cioè si va a fare un tour di feeder con due tappe in Francia, due tappe in Spagna, una tappa in Olanda e poi si rientra, oppure una tappa magari in Belgio o in Svizzera. Questo è un sogno inconfondibile. Qualcuno ha aperto la biglietta. Salute. Morettone nazionale, grande. Allora, e quindi nulla, se troviamo lo sponsor si fa questo tour dell'Europa con la macchina. Se non troviamo lo sponsor, si fa Aruba. Così con Aruba comincio a sperimentare le attrezzature che poi mi serviranno a Capo Verde. Quando sarebbe questo? Allora, il Tour d'Europa che si parte in macchina. Nicola, cos'hai aperto? Caos. No, è caos. Ok, dicevo, il Tour d'Europa, se troviamo lo sponsor, parte dall'1 al 15 di settembre. E si parte da GoPro, spengiti GoPro. Si parte dall'Italia, prima tappa si fanno due tappe in Francia nelle Fisheries francesi, due tappe in Spagna, possibilmente in Libera, poi si sale su e si va in Olanda, poi o se ci si fa con i tempi si va in Inghilterra passando sotto la Manica. È problematica l'Inghilterra almeno per ora, ma di qui a settembre. Sì. O se no Aruba è tutto mare. Aruba 15 giorni li potresti fare. Aruba 15 giorni è il volo lungo, ti puoi drogare, arrivi là. O vengo ad Aruba o vengo a Capoverde. Capoverde, allora, perché Aruba è ancora tutta un'avventura che non conosciamo. Capoverde sappiamo come indirizzarti, cioè nel senso c'è più conoscenza dell'isola, della pesca, tipo, cioè viene più bellina allora se è la prima volta. Allora, buonasera Mick, consigli su chi si è appena approcciato al feeder? Faccia a pescare. Cambia pesca. No, il feeder è bellissimo. È bellissimo il feeder. Allora Mick, consigli, facci sapere un pochino quali sono gli spot che vorresti affrontare. Facci sapere quali sono le specifiche. Una base di partenza che noi partiamo. Ecco. Se ci dai un attimino qualche informazione in più, cerchiamo di darti qualche delucidazio sull'argomento. Nel mentre, Moretti da 66 CL, 34 calorie circa, praticamente ti stai bevendo mezzo pasto principale. Lo so, ma ci si beve con affetto e con piacere. È la seconda che bevo, quindi direi che ho fatto una bella mangiata. Ah, ecco il bello che la smaltisci con una pisciatella. Allora, detto sto questo, calando perché se no il tremolio d'alcolizzato. Allora. E dopo se non calo quelle, non cala questo e aumentano queste, vero Nico? bravo, vedo che comprendi. Allora, la Favorite X1 Travel l'abbiamo da due venditori.
dei quali penso ci si possa fidare, no? Che sono? La vuoi comprare per forza ora? Eh? La vuoi comprare per forza ora? Facciamo vedere che siamo amici anche degli altri canali YouTube, che siamo amici anche degli altri venditori che sono social, come Fischerlandia o come il buon Boscolo. Allora, ma tanto Boscolo il sito di Universo Pesca non ce l'ha. Allora abbiamo alla 724 che ce l'abbiamo. Allora avremo la 2050, se no avremmo vedi, avremo la 3080, che è la 3080, perché io non mi ricordo la Daiwa quanto fa. Aspetta che guardo quanto mi fa la Daiwa. Ma la trovo. Allora, il lago. Ah, la rispondiamo un attimo. Fidere il lago, dimensione delle carpe. Comunque una 360, 90 grammi, un mulinello 4000, in bobina un 22. Portati affondante. Affondante, portati i finali in fluorocarbon 20, 18, 16. Ami 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pasturatori method feeder 15-30 grammi. Dice, ma come faccio a riordarmi tutto? Tanto la live va in replica sui itinerari pesca live, te lo puoi riguardare. Pasturatori 15-30 grammi, gabbiette dai 15 ai 50-60 grammi, maggot feeder 15-30-45, open end 15-30-45, slamatori che cazzi vari, gommini, elastichini della stonfo, girelle, sganci rapidi, ecco fatto, tutto quello che ti serve è questo. Pasture qualsiasi, laghetto, va bene. Ammortizzate col morchetto. Yep, e c'è tutto. Poi bimbo, il resto, guadino, se paniere, se non c'è il paniere, prendi una bella sedia da feeder, se non vuoi prendere una bella sedia da feeder, prendi una sedia normale e due picchetti. Hai risolto il problema. C'era anche fatto un video, ti ricordi, Caos, sulla postazione da feeder? Sia per quella economica che quella avanzata. Tutorial che sta girando in questo momento sul secondo canale. Allora, Mick 2314, ti sei perso a metà. Allora, questa live, vai su YouTube, cerchi itinerari di pesca live, già domani sera ce la trovi, così è tutto l'elenco che ti abbiamo fatto recuperabile. Al 37esimo minuto la cerchi. Perfetto, grande Marco. 35-37. Sì, più o meno quelli lì. Vai. Allora, ciao Let's Rock. Allora, abbiamo questa qui, non mi ricordo quant'era. La Mega Force Travel. Budaglio della sua mamma, non c'è scritta? Devo aprire tutto. 20-50? Se era quella come che se ne parlava insieme, era 20-50. No, la Mega Force non può essere 20-50. Ci ho fatto fuerte. 20-50 a fuerte. E non so di che spendi per andare a tutti pesca. Io non posso, lo so che mi senti, mi guardi anche di merda, cioè io ho una paura a vivere qui dentro ultimamente. Allora, è una 30-70, quindi una 30-80 potrebbe andare benissimo, mi potrebbe essere perfetta. Nico, dimmi. Stai attento a quello che dici, perché dopo che hai detto una paura a vivere qui dentro ultimamente, potrebbe risponderti perfetto: da domani vivi sul terrazzo. Non è possibile a casa mia. E per ora, perché poi c'era il mutuo e tutto, diventerà a casa di entrambi. Lì sarà un problema. Vabbè, sto finendo Augusto, quindi ho già una... Augusto è il nome mio, ti ricordo. Ma il cane il cane l'ho pagato io, quindi vuoi cosa c'entra? Il cane è il nome mio. Io il cane. Nicola, però mi fai questi errori, cazzarola. Cioè, no, poi scusa, che ci è il camper in testa a te oppure l'assicurazione in testa a te? No, anche il camper l'ho pagato io. Pagato te? Aia, ma solito l'ho pagato anch'io. Sì, ma quelli... fa la furba col musino, si è pagato metà per uno. Sì, non lo so. Capito, ma guarda che a livello legale conta il nome, non i soldi. Ma a livello legale conta il nome che c'è sul contratto della casa, che è mia. Salute. Quindi Augusto è per lei, no per me. Mi guarda così male. Veronica, Augusto Veronica, è tuo, la casa è mia. Allora. Veronica, sposalo subito. E così la metà che è tua, gli fotti anche la metà che è sua.
No, io mi sposo. Sto scherzando, mi guarda, Madonna che sguardi brutti, mi fai sudare. Allora, ho preso un panchetto a 100 euro, anch'io, Mick, e della... Come si chiama, Matteo, quella marca che ti garba a te? Di cosa? Di carne da bolognese. Canna Da bolognese. Matrix, paniere della Matrix, ho preso anch'io a 100 euro, bellino, ci sto trovando bene. Let's Rock, Nicola, Challenge Casting Fly è andata a gonfie vele, ho preso una faglia da stessa boia, 67 centimetri, e poi un'idea, come direbbero i ragazzi di Night Fishing, di 40 centimetri, una serie di trotelle. Buono. Allora, un'idea di merda, Bel perché un'idea di mulinello si merda? riesce a pescare a casting fly. Perché un'idea di merda? L'idea è sempre un peso. Ogni cattura è sempre una bella cattura. Se i ragazzi ignoranti fishing dicono che è di merda, l'idea mi dispiace per loro. Tra Se l'altro, poi se... fai Ah, ma l'idea. dai, fai flame con ignorante, siamo amici. Non ho capito, ha È fatto che tutto da ultimamente solo. qualsiasi cosa che si dice di un altro canale YouTube, ah, volete fare flame? No, non voglio fare flame, siamo amici di ignoranti fishing. No, aspetta. Dopo. E quindi nulla, cioè, se dicono che l'idea è un pesce di merda, per me non lo è, punto. Mi dispiace per loro. Ma chi ha detto che è un pesce di merda? Diceva il Let's Rock che lo dicono i ragazzi di Ignorant, tu faccio anche la visita. Ah. Ah, allora, Quale YouTube, fai in che... generale sono un pesce di merda? Nico, benvenuto nei mondi senza tetto. No, le trote sono dei grandi pesci. Una della Hormel Special 100, non conosco, non conosco, non conosco. Cioè, poi parla uno che pesca le seppie. Alessio, dai, via, su. Appunto. Ma non sono pesci. Peschi della roba che non sono nemmeno pesci. Ho capito. Dai, rispondi. Se non me li mangio. Appunto, anche le trote si possono mangiare. Sono più buone Sì, ma io non delle vado a rompergli il cazzo per niente. seppie. Appunto, ma io le faccio vive, te no. Te le ammazzi. Io non vado proprio a prenderle. Ma tu ne pigli perché Non cappotti? vado a bucargli la bocca. Sì, è vero, poi molto, molto spesso capotto, quindi non prendo niente, non disturbo il pesce. Cosa ci vai a Invece. fare? Stai a casa, no? Davvero, Io se vado a non gli fare vuoi quello. dare noia, non ci andare. Io vado a fare Appunto. quello che tu non riesci a fare. Cazzi Cioè? miei. Io Detto ciò, ci vado, cazzi voi siete cattivi, siete delle brutte persone perché andate a far del male ai pesci e poi li ributtate in acqua, facendoli soffocare un po' nell'aria. Quindi vedi che siete delle brutte persone. li uccidi. Non è vero. No, è come non è vero, scusa. Sempre Quando detto. cioè, che cazzo vuol dire che non è vero? Gli do una Lui non mandolina in le padella. uccide, lui le porta a miglior vita. Ultimamente non ho ucciso pesci, non è neanche Ma pesci perché non li hai pesci. presi, non perché non è. Cioè, non è per merito tuo, è per colpa tua. Merito loro che hanno detto no, cioè questo è principino, via. Pensa che sabato che eravamo lì a, no, domenica che eravamo lì a pesca, ci siamo guardati con l'amico mio, che lui se l'è messo anche tutto serio, con le sue canine da surf serie, il suo tripode serio. Ci guardavamo e ci dicevamo, ma lo sai che è più o meno da un quarto d'ora che non ci sarà più esca? Mi guarda e mi fa sì, ma non c'ho un cazzo di voglia di guardare. Adesso mi fumo la sigaretta, mi bevo una birretta, poi ci penso. Ma così è. Dipende che cosa vuoi dalla pesca. Allora, Questo scusate, no, dimmi, Ale. questo è lo stile di pesca che abbiamo ultimamente. Ma, sì, ma ultimamente anch'io sono molto più sciallo nella pesca. Nel senso, ora ripeto, Matteo e Caos adesso mi hanno visto in momenti in cui ero, ora mi hanno rivisto in altri momenti. È un po' cambiata la situazione. Sono molto più tranquillo. Anche ora, ti ripeto, siamo stati ad Andorra. Oh, io 3 ore di pesca, 4 ore, poi dicevo andiamo a fare una girata. Cioè, non ce la faceva sta una giornata intera lì sul rio in torrente arrampicambi. Facevo le mie 4 ore, quel che prendevo, prendevo, quel che comprendevo, ragazzi. E miracoli li faceva uno a 33 anni, l'hanno fatto fuori. No, scherzo, per essendo praticamente domanda è questa. Cioè, il nostro buon Let's Rock dice: ma no, per scherzo, sì, lo so. Non essendo native, preferiscono le fario, ma io non lo penso. Perché te pensi che le fario che peschino i torrenti sono native? Ciao. Se io faccio una semina di fario,
che costa un po' di più, che fa una semina di idee. E soprattutto se te in torrente fai Nafario così, non pensa che sia una nativa, perché Nafario per arrivare così in nativa sono 10 anni, non ce la fa. Però sono particolari, se non dieci, Let's Rock, sono particolari Let's Rock che tante persone non raccontano. È la parte scomoda della pesca, dire ho fatto un Nafario di 60 centimetri in fiume, sì, però non è una nativa. Più delle volte la nativa è un affarino così, è un affarino così. Come quelli che si facevano sulla cricca? Sì, 200 grammi, 300, 500, cioè, un chilo e mezzo, 2 chili di faria nativa, insomma, vuol dire che quella lì per 10 anni non ha incontrato mai un pescatore, un cormorano, una volpe, una qualsiasi creatura che sta nel bosco o che la va a pescare, e te, stai attento, te sei andato lì, dopo 10 anni che questa sfugge a chiunque, a qualsiasi esca, a qualsiasi esca, e te con la tua eschina l'hai presa. Bodiulo, ma bodiulo tanto, Poi ci sta. Cioè. Però occhio ragazzi, ricordatevi sempre che le semine, tante volte, cioè le semine, scusate, i popolamenti li fanno anche con fario, le fanno con le marmorate di popolamenti, ragazzi. Era per dire, comunque le so che così per fare un discorso a randello. Allora, detto questo, state riuscendo a non farmi prendere la favola, io ve lo vorrei dire. Ecco, lì vicino ancora. Sì, quello. 8 rotanti. Non lo sai, ma la Veronica ha già mandato un messaggio, guardate, di non fargliela prendere. Dove? Ma davvero? Sì, l'ho letto. Ma non è vero, come state vedendo tutte le persone. E perché poi non sta sentendo ciò che diciamo, capito? È per quello. Allora, attenzione. Però potremmo scriverlo nel gruppo. Se, tanto lo leggo. Ovvio. Vero? Aia. Ormai... Però così ti sei fregato, Nicola. Sì, cioè, lo così so. Ora va a leggere. Cioè, è scritta. Sta ma cosa. Comunque, la mia lotta con gli incivili non è ancora finita. Oggi ho recuperato 8 rotanti, tra l'altro facile da recuperare. Buono. Ci ritrovassi io di buono 8 rotanti alla volta. Maremma, ci si rifarebbe con l'artifera... Ci fa la spesa! Oh, ci pulisce il pesce. Scusami, 8 rotanti li hai recuperati dove? In torrente. In torrente. Buono. Quindi perché sarebbe la lotta con gli incivili? Cioè se io perdo un rotante in torrente sono un incivile? Non lo so. Perché se sono facili da recuperare... Capito? Uno potrebbe anche di... Oddio. Però ragazzi, è il facile se ci metti caso gli stivali o se ci vada, se metti caso... Se uno pesca da sponda... Aspetta. C'è tante volte si va a schiantare, si va a schiantare di proposito il filo perché magari il tuo primi lanci incagli, per non rovinarsi uno spot promettente, si schianta e si cambia esca. Sì, ma poi la recuperi l'esca. Sì, chi la ritrova più riesca cioè. No, vabbè, se la schianti te... se la schianti nell'acqua no, ma se la schianti in una pianta lo vedi dove le lasciate. Sì, ok, ma secondo te se io la perdo in acqua vado con i miei piedini in quell'acqua congelata se c'hai Vades sì. Se c'hai Vades in torrente ci cammini nell'acqua, quindi è regolare, cioè ti spiego. Io siccome sono un povero, forse non hai capito che in torrente io ad Andorra ho perso Let's, erano semplici da prendere anche senza stivali. Sono arrivato senza toccare l'acqua, dice. Io ti dico invece Let's, che ad Andorra, siccome sono un povero, Veronica testimone, io ho perso un artificiale. Uno, perché era in mezzo a una buca che se ci andavo affogavo, ma io ho anche infilato la mano fino a lì, in mezzo alla orente, a strappare l'artificiale da mezzo a sassi perché non ce lo volevo lasciare. Un euro d'artificiale, 1,50 euro. Però tanto era caldo, quindi si può anche fare. Ora, se è ghiacciato, magari me lo evito. Allora, magari vai anche in spiaggia, trovi un sacco di artificiali in giro per gli scogli o cose. Però magari te sei buon per voi, ragazzi. E salti sugli scogli come un capretto. Io magari sugli scogli rischio di incaprettarmi e spaccarmi le gambine. Quindi magari se perdo l'artificiale, magari è lì sotto, quel cazzo sta lì.
Io ti dico, se posso recupero, se è tipo una, se devo rischiare di farmi del male, no, rimane lì attaccato. Cioè, io non faccio come Caos, che una volta andò di lusso un torrente, che per riprenderlo da un albero si arrampicò sull'albero, si ruppe il ramo, andò bene di lusso, che rimase il ramo rimase a metà. Te Caos, non te li ricordi, ma io sì. No, no, io me lo ricordo, ma non è, ma non mi sorprende perché onestamente non è la prima volta che lo facevo. Dico ragazzi, il torrente soprattutto sembra una cazzata, ma anche gli scogli sono pienamente d'accordo, adesso sono pericolosi. E a volte si pecca troppo di fasciloneria e Arroganza. ragazzi, e arroganza. Fate attenzione perché, per esempio, al Puccinelli, una delle prime volte che ha affrontato il torrente, fra un po' ci rimane paralizzato perché è montato su una cascata, è scivolato per colpa della corrente e è battuto di schiena, ha fatto 1,5 metri di volo, 2 metri di schiena su sassi. E gli è andata di lusso, che non si è fatto nulla. E ragazzi, rimanere paralizzati o spaccarsi la testa e farsi del male è un vento, un torrente. Non bisogna sottovalutare che magari Anche è piccolino, ma la perché, corrente tira. E no, gli ma scogli anche si a parte scivolano. quello, la maggior parte dei torrenti, secondo come vai, se nulla nulla succede che caschi e sei incapacitato a muoverti, chi ti richiappa lì? Ah, io lo dico sicuro perché perdo l'artificiale, perdo anche il compagno di pesca, non è che. No, la questione è che il torrente è un po' particolare perché tanto ci devi andare, non ci puoi andare in Preparato. due il più delle volte, perché il torrente il più delle volte è meglio affrontarlo da solo. Ma allo stesso tempo è uno di quegli Però spot che in ti duo richiede bisogna di andare a avere una per. pescare. Capito? Cioè, È magari uno di facciamo quei. anzi 100 metri io, 100 metri come primo, però da soli mai in montagna, soprattutto io non concepisco. È quello, capito? Cioè io quando sono E poi andato dico, nel non so se ti torrente. ricordi, Sì. certi torrenti io tenevo anche i guanti. Io ho sempre le spine nella mano, vedi stasera me ne devo levare un paio. Io certi torrenti tenevo sempre i guanti, non tanto per le spine, eccetera, ma perché non si sa mai dove vai a appoggiare la mano e cosa c'è sotto dove vai a appoggiare la Sì. mano. Sì, no, no, quello Schiappassi un sicuramente. mozzico o cosa non è piacevole. Io ti dico, mi ricordo sempre una volta con Caos si risaliva al torrente, stavamo vedendo per la serie che abbiamo fatto sullo spinning della trota in torrente, a un certo punto siamo arrivati in delle realtà dove le trote cominciavano a mangiare dopo una giornata piuttosto deludente, però erano appunto quei posti dove tanti pescatori non raggiungevano perché erano o lunghe camminate in mezzo all'acqua o comunque erano difficili arrampicate. A un certo punto abbiamo trovato un costone. Abbiamo cominciato ad arrampicarci, cioè, sai quando sei talmente fogato e non ci pensi, stiamo arrampicando, già Alessia a un certo punto mi scivola un piede, riesco a fermarmi, guardo sotto e vedo che se scivolavo del tutto, ciao Nicola, sono guardato con caos e ho detto, caos, fermiamoci qui, si ritorna a casa di qui avanti, non ci si fa andarci. E purtroppo è un errore che bisogna starci attenti perché fa delle cazzate un vento, ragazzi, soprattutto Perché se se si hai, è da soli. ti ricordi lì alla cricca quando si doveva passare che c'era quella buca fonda sotto? Sì, è una brutta cosa, ci Qualche caschi genio voleva dentro. passarci dentro, eh? Che è successo? No, poi ci siamo passati. Allora, Ma tutta la No, qualche natura è genio ci ha voluto pericolosa, se, passare anche, dentro. anche se non ci vai a pescare, cioè voglio dire, se vai sugli scogli sono pericolosi lo stesso, se vai nei monti sono pericolosi lo stesso. Matteo, Matteo, gli scogli ingollano l'attrezzatura. Ma sì? Che vuol dire Nicola? Dopo 10 minuti. Dio di me, Madonna di là! Che è successo, Matteo? Mi sono cascati i baini in mezzo agli scogli, Dio di me! E ti avevo detto che i scogli ingollavano l'attrezzatura. Oia. No, Grassini, sono nei lozzi. Vogliamo parlare di tutti i rotanti che ci sono a Ciancino col tuo nome scritto sopra? Esperienze con cani randagi? Fortunatamente no, però anche quelli non deve essere proprio. Oh, ma Tanto che posti interessante. frequentate? Posti boia. di merda a volte, Alessio, perché ora lasciando perdere ci sono anche posti dove ti sfondano la macchina da noi. Bruciamo Ma le no, gomme. posti tranquilli dove parcheggi, bello tranquillo, c'è parcheggio a pagamento, nessuno ti tocca la macchina. Vai alla spiaggina, ti metti lì, fai la pescatina, finito, torni,
fai la manzatina con gli amici al ristorantino, tac, carichi la sì, macchina, oppure monti in barca e caghi dalla sponda della barca, che deve essere comodissimo, vero? No, vedi che non comprendi, perché anche in quello io devo farlo in maniera principesca, quindi devo adattare la barca al mio deretano. Ma finora io ho visto una foto in cui il tuo corpo si è adattato a un buco nella barca. Sì. Cioè, che bello che eri. Bastardo Luca. Mi ha fatto la foto, eh. Allora, paghi, ma ti spondo ma alla questa macchina foto la vogliamo mettere in live? No, su 50 euro la mettiamo in live. Non ce l'ho io quella foto di sé, no? Cioè, però c'è la foto di tutta la vita. C'ho ancora, ragazzi, la foto del Quadrella versione Covid senza la barba fatta. Io ve lo vorrei ricordare. Ma quanti soldi erano? Erano 50 euro di donazione. Ok. No, erano 10. Fatti i cazzi tuoi, che metà sono miei. Da noi c'è la spiaggia dei conigli, ti sfondano ma non la macchina, attenzione. Per esempio questa Marina di Vecchiano, Alessio, te arrivi lì, parcheggi la macchina, arrivi sulla spiaggia, è bellissima per pescare, ti fai la tua giornata di pesca meravigliosa, poi torni indietro e ti trovi la macchina bella sfondata. Questo fa un cazzo, basterebbe ci passassi una pattuglia ogni tanto. Lì è proprio volessi trovi la macchina, no, la trovi sfonda, o se no è come si fa sul cerchio, che la lascia aperta. Dai. Io sul cerchio tante volte la lascio aperta la macchina, se una riva la apre, la guarda perché c'è, se vuole ruba nulla, perché se nulla. Vuole rubare qualche malattia, se no voglia te, se apri la macchina è un dramma. Sai se succede a me che sono in giro da quelle parti lì, che mi scappa, che trovo la macchina aperta, ciao, ho fatto 13. Sì? Sai che bene che vado sul bagagliaio dopo che mi sono imbucato sotto coperta della barca di Luca. Ormai ti ci hanno rubato la macchina? No, però mi ci hanno lasciato una cata, ecco. Sappiamo chi è stato. Questo è aroma di Gigliucci. Dice che qualcuno sa senza Gigliucci in zona. No, ha detto che veniva giù il prossimo weekend. Perché? Perché mi hanno cagato in macchina ieri. Quindi io pensavo, comunque ragazzi, stavo guardando, no? I Murieri della Favorite, per esempio, non mi ispirano tantissimo. A voi? Ci stanno solamente per il colore, perché sennò il rapporto qualità-prezzo non c'è. Mi sembra dei plasticoni a me. No, plasticoni non lo so. Io ho visti tenuti in mano, Nicola, non sono plasticoni. Però per 70 euro ci insomma, sento un po'. Ma lei ce la fa a causa a far finire una persona di farla? No, non ce la può fare. No. Perché è una questione di colori, quindi mi serve il Gigliucci come il suo tono artistico. Questo è considerato che dai, ma che sto che non è che sono rappresentante alle BZT tricolore, cioè arcobaleno, comunque dimmi. No, c'ho il Daiwa che sto rimettendo insieme da dare a Nico, che però è, a parte lo devo sverniciare tutto e riverniciare, perché diciamo che devo ripulirlo dalla ruggine e quant'altro. Stavo pensando di farlo un bel nero con finiture oro. No, canna di fucile che cromato. Dice? Canna di fucile cromato, no. Ci sta con tutto. Sì, nero è troppo. Però mi pare che la canna su cui monta è nera e oro, quindi. Intanto, ragazzi, se vi piace questa discussione, mi dispiace, ve la state perdendo. Se aveste donato, la live sarebbe durata un pochino di più e avreste potuto assaporare questa piacevolissima conversazione. Detto questo, vi ringraziamo per aver partecipato a questa live, grazie a tutti, ci vediamo domani sera, stesso posto, stessa ora, 21:30, su Itinerari di Pesca live in replica, oppure su Itinerari di Pesca, il nostro primo canale in live appunto, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Twitch Itinerari di Pesca Channel. Bacione, tante care cose, come sempre il nostro motto, che è Cenerise. Ciao bimba!